La guida di piallatura è un particolare tipo di dima che consente di squadrare con estrema precisione utilizzando delle comuni pialle per spianare. Vediamo insieme come è fatto e come possiamo utilizzarla. La guida di piallatura ha una struttura relativamente semplice, presenta un arresto inferiore con il quale possiamo appoggiare la dima contro il bordo del banco, presenta una slitta di scorrimento per la pialla che andrà coricata sul fianco e una battuta di arresto dove fermare il pezzo. Le pialle più indicate per questo tipo di utilizzo sono quelle a basso angolo, preferibilmente in metallo, ma possono essere utilizzate anche quelle in legno, che hanno dalla loro il vantaggio di avere una scorrevolezza maggiore sulla guida stessa, che consiglio comunque sempre di ricoprire con un leggero strato di cera. Direi che in linea di massima una numero 5 o una numero 6 sono le pialle ideali per questo tipo di utilizzo. Il funzionamento è relativamente semplice. Il requisito fondamentale, naturalmente, è che la battuta sia perfettamente a squadra con la slitta di scorrimento della pialla. Poggiate il pezzo da squadrare contro la battuta, la pialla coricata su un fianco, e iniziate l'operazione di avanti e indietro. La battuta consentirà ovviamente di evitare lo strappo di fibre in uscita. Controllate ora che il pezzo sia effettivamente in squadra. Controlliamo con una squadra di precisione. Il pezzo è perfettamente squadrato. La guida di piallatura consente anche, attraverso il montaggio di questo accessorio, di poter portare perfettamente a 45 gradi i nostri incastri per delle giunzioni perfette. Dopo aver tagliato a mano, oppure mediante la troncatrice, il nostro pezzo, poggiamolo sulla tavola di piallatura o la guida di piallatura per poterci assicurare che l'angolo sia perfettamente a 45 gradi. Controlliamo l'angolo con una squadra di precisione. Il nostro pezzo è perfettamente a 45 gradi. Nel caso in cui l'angolo non fosse perfettamente a 45 gradi, è possibile modificare leggermente l'angolatura agendo sul pezzo aggiuntivo alla guida di piallatura. È infatti sufficiente aggiungere dei piccoli pezzetti di carta o di cartone da un lato o dall'altro lato per modificare leggermente l'inclinazione. La guida di piallatura può consentire, attraverso il montaggio di questo accessorio ulteriore, di poter per esempio smussare di testa dei pezzi, oppure poter creare delle giunzioni a 45 che sono difficilmente realizzabili con precisione con altri sistemi. Cerchiamo per esempio di smussare l'angolo di questo listello. Una perfetta smussatura, senza strappi e costante lungo tutto il pezzo. Naturalmente la guida di piallatura può essere utilizzata anche per creare una giunzione a 45 gradi lungo tutto lo spessore del pezzo. Per avere dei buoni risultati con la guida di piallatura, utilizzate una pialla dedicata, non è importante di legno, di metallo, a basso angolo, ad alto angolo, quanto piuttosto una pialla
che venga utilizzata quasi esclusivamente per la guida di piallatura, di dimensioni generose con una suola relativamente lunga e la cui lama sia di buona qualità. Infatti la piallatura di testa tende rapidamente a consumare il filo della lama.